Anche la quinta prova del campionato italiano AC Karting si è presentata con un bel numero di piloti e in linea alle precedenti prove già disputate a Siena, La Conca, Sarno e Lonato, con circa 180 piloti sul circuito Adria Karting Raceway, che ha rappresentato l'inizio della seconda parte del tricolore. In pista la 60 mini, che è stata la categoria più numerosa con oltre 80 iscritti, le due categorie Yame X30 Junior e Senior con oltre 50 piloti, la Rock Junior e Senior con circa 40 piloti, quindi la Easy Kart 125 Master e la NASCART, che con il proprio trofeo monomarca è tornata ad affiancarsi al campionato italiano. La 60 mini è alla quarta prova del campionato dopo le prove di Siena, La Conca e Lonato, e ad Adria sono scesi in pista tutti i maggiori protagonisti, a partire dai due leader, il norvegese Martinus Stenshorn, Parolin TM, e Andrea Kimi Antonelli, Energy TM. Nella Yame X30, alla terza prova dopo La Conca e Sarno, nella Junior l'attenzione è concentrata su Francesco Pulito, Top Kart Yame, in testa alla classifica provvisoria, così come nella Senior sui due maggiori contendenti, il campano Francesco Pagano, KR Yame, e il pugliese Luigi Coluccio, Birel Art Yame. Anche nella Rock, alla quarta prova dopo Siena, Sarno e Lonato, sono al via i protagonisti della prima parte della stagione. Nella Junior, Federico Cecchi e Raffaele Gulizia, ambedue su Tony Kart Vortex. Nella Senior, l'attuale leader Pietro Deliguanti, Xprit Vortex, insieme a tutti i maggiori rivali, tra i quali i polacchi Marciej Cisco e Kacper Zurek, ambedue su Cosmic Vortex. Nella Easy Kart 125 Master non manca il vincitore di Siena, Francesco Serafini, su Birel BMB. Nelle prove di qualificazione, valide per lo schieramento delle manche, nella 60 mini il più veloce in assoluto si è rivelato il giovane belga Ean Eijkmans, Parolin TM, che nella terza serie è sceso sotto il muro dei 55 secondi, con il tempo di 54,932. Eijkmans in questa terza serie ha preceduto Sebastiano Pavan, Parolin TM, Alex Iancu, Maranello TM, Joel Bergstrom, IPK TM e Andrea Kimi Antonelli, Energy TM. Nella prima serie è stato il bulgaro Nikola Tsolov, Birel Art TM, a ottenere il miglior tempo in 55,216 davanti a Koskun Irfan, Parolin TM, e Rafael Modonese, Parolin TM. Nella seconda serie l'attuale capoclassifica Martinus Stenshorn, Parolin TM, si è fatto valere con il tempo più veloce in 55,116 insieme a Christian Bertuca, Evocart TM, con lo stesso identico crono, mentre Kianu Al-Azzari, Parolin TM, ha fatto registrare la terza prestazione. Nella X30 Junior il più veloce è stato Leonardo Formaroli, KR Yame, in 50,325, di un soffio su Edoardo Ludovico Villa, TB Kart Yame, a 3 millesimi di distacco, mentre la terza prestazione l'ha ottenuta Michael Barbaro Paparo, Birel Art Yame, a 67 millesimi. Luca Bosco ha fatto registrare il quarto tempo e il leader di classifica Francesco Pulito, Top Kart Yame, il quinto tempo. Nella X30 Senior, Francesco Pagano, KR Yame, e Luigi Coluccio, Birel Art Yame, hanno accusato un po' di ritardo. Coluccio è quinto a 0,201 di distacco dalla pole position, fatta registrare dal francese Arnaud Malizia, CRG Yame. Pagano, nono. Molto bene invece Lorenzo Ferrari, Parolin Yame, secondo tempo, e Danny Cerenini con il terzo tempo. Nella Rock Junior l'attuale capoclassifica Federico Cecchi, Tony Kart Vortex, ha ottenuto la migliore prestazione in 50,505 davanti a Timoteusz Kucharski, Parolin Vortex, a soli 11 millesimi, e Raffaele Gulizia, Tony Kart Vortex, a 99 millesimi. Nella Rock Senior anche l'altro capoclassifica, Pietro Deliguanti, Xprit Vortex, si è rivelato il più veloce in 49,730, con Francesco Sartori, Tony Kart Vortex, con il secondo tempo davanti al polacco Kacper Zurek, Cosmic Vortex. Nella Easy Kart 125 Master la pole position è stata fatta registrare da Rosolino Caralla, Birel BMB, per 70 millesimi di secondo sul leader di classifica Francesco Serafini.
Le manche valide per lo schieramento della prima delle due finali nella 60 mini hanno visto emergere l'attuale capoclassifica, il norvegese Martinus Stenshorn, Parolin TM, che ha messo a segno ben 4 vittorie di manche, mentre l'inglese Koskun Irfan ha ottenuto 2 successi, una vittoria per Sebastiano Pavan, Parolin TM, Francesco Marenghi, Evo Kart TM, ma anche Ean Eijkmans e Andrea Kimi Antonelli, Energy TM, hanno contribuito a vivacizzare e rendere ancora più incerta la classifica delle manche, con una vittoria a testa. Incredibilmente combattuta per rientrare fra i finalisti la gara di repêchage vinta da Karol Pasievic, Energy TM, al termine di una rimonta di ben 17 posizioni. Nelle manche della Rock Junior, Federico Cecchi, Tony Kart Vortex, capoclassifica e autore della pole position, è riuscito ad aggiudicarsi il successo nella prima manche davanti al brasiliano Mateus Morgatto Alvarenga, Parolin Vortex. Terzo si è piazzato Timoteus Kucharski, Parolin Vortex. Nella seconda manche ha avuto il sopravvento Morgatto, che ha vinto su Ugo Uguchukwu, Tony Kart Vortex, e Vyacheslav Putiatin, Parolin Vortex. Qui Cecchi è stato costretto al ritiro, compromettendo la sua posizione di partenza per la prima finale. Nella Rock Senior, Pietro Deliguanti, Exprit Vortex, Polmen nelle prove di qualificazione, ha avuto la meglio nella prima manche sui rivali di campionato, i polacchi Marcei Cisco, Cosmic Vortex, e Mateusz Kaprik, Cosmic Vortex. Deliguanti ha poi replicato nella seconda manche, davanti ancora a Marcei Cisco, con Capture Zurek terzo. La X30 Junior ha visto l'Amplen di Edoardo Ludovico Villa, TB Kart Yame, secondo tempo in prova. Nella prima manche Villa ha preceduto Luca Bosco, Tony Kart Yame, e il leader di classifica Francesco Pulito, Top Kart Yame, mentre nella seconda manche, per il secondo posto, ha avuto la meglio Michael Barbaro Paparo, Birelart Yame, su Pulito. Nella X30 Senior, Luigi Coluccio, Birelart Yame, è riuscito a recuperare bene dal quinto tempo in prova e a imporsi nella prima manche davanti a Danny Karenini, Tony Kart Yame, e Lorenzo Ferrari, Parolin Yame. Colucci poi si è ripetuto nella seconda manche, recuperando anche qui dalla quinta alla prima posizione, questa volta con Ferrari secondo e Karenini terzo. Il leader di classifica, Francesco Pagano, KR Yame, si è piazzato sesto in tutte e due le manche. Nella Easy Kart 125 Master le vittorie nelle due manche sono andate rispettivamente al leader di classifica Francesco Serafini e all'autore della pole position in prova Rosolino Caralla, ambedue su Birel BMB. Particolarmente attese le due finali di ogni categoria, in un appuntamento importante per le classifiche di campionato e reso difficile per il gran caldo che ha caratterizzato il weekend di Adria. Avvincente come al solito la 60 mini, con la prima delle due finali vissute sul bel duello tra il capoclassifica, il norvegese Martinus Stenshorn, Parolin TM, e il suo più accreditato rivale, Andrea Kimi Antonelli. I due si sono scambiati più volte il comando della gara, ma nella volata sul traguardo è stato Stenshorn ad avere la meglio per 48 millesimi di secondo su Antonelli, mentre nella lotta per il terzo posto è stato il belga Ean Eijkmans, su Parolin TM, a guadagnare il podio dopo un bel duello con diversi rivali, tra i quali anche il compagno di squadra Koskum Irfan, che si è piazzato quarto. Le altre posizioni sono andate al bulgaro Nikola Tsolov su Birel Art TM, al giamaicano Alex Powell Energy TM, Andrea Filaferro Birel Art TM e Flavio Olivieri Energy TM. Nella seconda finale della 60 mini, con la griglia invertita nelle prime 8 posizioni, è stato Flavio Olivieri ad imporsi in un altro arrivo in volata su Irfan, sul bulgaro Nikola Tsolov e sul suo compagno di squadra Andrea Filaferro, che ha perso il podio per un'inezia. Stenshorn ha chiuso in settima posizione, incrementando però il vantaggio in classifica, anche perché in questa seconda gara Antonelli è stato costretto al ritiro a seguito di un contatto, così come Eijkmans. Nella X30 Junior, nonostante la griglia invertita nelle prime 8 posizioni tra gara 1 e gara 2, il podio nelle due gare è stato identico, con Edoardo Ludovico Villa, TB Kart Yame, vincitore su Mattia Ingolfo, su KR Yame, e Francesco Pulito, Top Kart Yame.
In gara 1 tra i migliori anche Pio Francesco Sgobba, KR Yame, quarto davanti a Federico Albanese su Tony Kart Yame, Lorenzo Patrese, KR Yame e Mattia Simonini, Maranello Yame. Stamattina non pensavo fosse così dura perché giravamo uguali e i primi giri eravamo lì tutti attaccati, poi da metà gara sono riuscito a prendere un po' di margine e a vincere. La seconda finale della X30 Junior ha avuto quindi un podio identico a gara 1 con Edoardo Ludovico Villa al primo posto, seguito da Mattia Ingolfo e Francesco Pulito. La quarta posizione è andata a Federico Albanese con Lorenzo Patrese quinto e Luca Bosco su Tony Kart Yame sesto, dopo aver recuperato ben 17 posizioni per il ritiro accusato in gara 1. È un po' più difficile rispetto alla gara 1 perché con la griglia invertita sono dovuto partire dall'ottava posizione e risalire non è stato facile perché comunque erano abbastanza forti quasi tutti. Nella X30 Senior tra i due maggiori contendenti del campionato, Luigi Coluccio, Birelart Yame, e Francesco Pagano, KR Yame, in gara 1 ha avuto la meglio Coluccio, che ha conquistato il primo posto, mentre Pagano ha chiuso in terza posizione preceduto anche da Lorenzo Ferrari, Parolin Yame. Quarto si è piazzato Danny Karenini davanti a Vittorio Maria Russo, Marco Moretti, Leonardo Caglioni e Miriana Ancella Capella, tutti su Tony Kart Yame. È stato un weekend molto tirato perché rispetto nelle altre piste eravamo un po' più forti, in questa pista invece la sudiamo un po' di più, però abbiamo lavorato sodo fino ad adesso e ci siamo riusciti. Sono riuscito a recuperare fino a secondo, fino a passare Carnini e Coluccio ha preso un po' di distacco e man mano nei giri eravamo più o meno uguali, eravamo messi uguali e gli ultimi tre giri lo stavo prendendo, ma non è stato abbastanza. Allora, questa è stata una finale molto emozionante, sono partito dalla quinta posizione e al primo giro già ero in terza posizione, però c'è stato Caglioni che mi ha superato al secondo giro e subito l'ho superato di nuovo e adesso sono rimasto terzo per tutta la gara. In gara 2 si è imposto invece Danny Karenini, mentre Coluccio ha riconquistato il podio con il secondo posto, così come Lorenzo Ferrari, che ha chiuso in terza posizione. Qui Pagano si è piazzato settimo, preceduto da Marco Moretti, Vittorio Maria Russo e dal francese Arnaud Malizia. Sono rimasto un po' svantaggiato negli ultimi giri, in gara 1 sono riuscito a ottenere solo quarto posto. In gara 2 invece ho deciso di partire forte e provare subito a spostarmi tutti, diciamo. E sono riuscito a scappare un po' via gli altri, ho visto che hanno fatto un po' di vagare e sono riuscito a vincere la gara. Belle e vivaci anche le gare del trofeo Rock, con le due categorie Junior e Senior. La vittoria nella Junior Rock in gara 1 l'ha ottenuta il brasiliano Matheus Alvarenga Morgato su Parolin Vortex, davanti a Paolo Ferrari su Parolin Vortex e l'italo-americano Ugo Ciucvu su Tony Kart Vortex. Bene anche il leader della classifica, Federico Cecchi, Tony Kart Vortex, quarto al termine di una rimonta di 7 posizioni. Sono molto contento, molto soddisfatto di questa gara, anche se all'inizio, partendo all'esterno, ho perso 2 posizioni, però avendoci creduto sono riuscito a recuperare posizioni su posizioni, facendo anche forse dei giri veloci e sono riuscito ad aggiudicarmi il secondo posto. In gara 2 Paolo Ferrari ha potuto completare il suo buon weekend con la vittoria, approfittando di una penalizzazione inflitta a Morgatto, che aveva ancora tagliato per primo il traguardo. Secondo si è quindi classificato l'americano Connor Zilic, Tony Kart Vortex, terzo l'ucraino Vyacheslav Putiatin, Parolin Vortex, Morgatto è stato classificato nono davanti a Cecchi. Grazie a questi ottimi risultati sono contentissimo, sono fiero del team, soprattutto perché in gara 1 sono riuscito a concludere la gara in seconda posizione, mentre adesso in gara 2 sono riuscito a partire bene, avere un ottimo spunto che mi ha portato a rimanere dietro Morgatto, che sul finire della gara mi sono accorto che lui avesse il musetto giù, per cui sono riuscito a guadagnarmi la vittoria.
Nella Senior Rock, in gara 1 protagonista assoluto si è rivelato Pietro Delli Guanti, ex Prit Vortex, che aveva perso diverse posizioni in un incidente nel corso del primo giro, mentre era in lotta per la prima posizione, da cui è riuscito comunque a recuperare fino ad imporsi sul traguardo con un vantaggio di oltre 4 secondi su Francesco Sartori, Tony Kart Vortex e il polacco Mateusz Kaprick Cosmic Vortex. Quarto si è classificato l'altro polacco, Sismon Sisko, Cosmic Vortex, davanti a Christian Comanducci, Tony Kart Vortex, Leonardo Moncini, Energy Vortex, Michael Müller, Energy Vortex e Riccardo Zuccante su Tony Kart Vortex. È stata una delle gare più belle che abbia mai fatto per questa remont. Al primo giro Sisko mi è entrato, non l'ho visto, e siamo usciti tutti e due. Alla fine, non mi ricordo, da settimo o ottava posizione sono riuscito a rimontare fino alla prima posizione. Allora, partivo quinto, poi sono subito riuscito a sfilare terzo con l'incidente tra Sisko e Delli Guanti. E dopo, da metà gara in poi, ho iniziato a fare fatica con il passo, tutto sommato rimanevo là, e fortunatamente con un sorpasso all'ultimo giro e il musetto di Shurek sono riuscito a chiudere secondo, e buona la prima, dai. In gara 2, questa volta con Delli Guanti, subito fuori causa per un incidente, è riuscito a prevalere Christian Comanducci, con il polacco Marciej Sisko in seconda posizione e lo svizzero Michael Müller in terza. Le altre migliori posizioni sono state ottenute dall'altro polacco Sismon Sisko e da Francesco Sartori. E sono riuscito a fare una buonissima partenza partendo dalla quarta posizione, sfilando subito primo e mettendomi al comando. Ho tenuto la testa bassa fino all'ultimo, cercando di scappare il più possibile via, perché sapevo che non avevo un buon ritmo, però sapevo che comunque i primi passaggi, dando il 100%, potevo scappare via e comunque giocarmi questa vittoria. Nella Easy Kart 125 Master, podio fotocopia tra gara 1 e gara 2, con Francesco Serafini vincitore su Rosolino Caralla e Alfonso De Eugenio, tutti e tre su Birelart BMB. Prossimo appuntamento il 26 di agosto sul kartodromo Val Vibrata a Sant'Egidio della Vibrata, in provincia di Teramo, con le categorie KZ2, KZ3, Yame, X30, Rotax e NASCART.